Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Ben ritrovati, buon pomeriggio, siamo insieme, siamo nella finale, nella prima delle due finali di Jeans. C'è un po' di movimento nel nostro studio proprio perché oggi siamo con la preparazione di questo. Guarda lì, abbiamo i soldatini pronti dall'altra parte. Che c'è? Che c'è? C'è, abbiamo Carla che piange. Abbiamo Carla che piange, no? Non voglio finire. Mi Come dispiace. Non voglio? Io non voglio finire Jeans. Voglio stare con i miei bambini. Ti mando con non loro. Non voglio che sia l'ultima volta. Puoi andare in con loro, puoi andare in classe con loro a fare l'esame di finta. Tu non sei un pochino triste che finisce il Io sono triste, ma sono anche molto felice di aver fatto questa bellissima e lunga trasmissione con i nostri amici. E io invece mi commuovo perché mi mancheranno i miei bambini. Tu no, vero? No, mi mancheranno senz'altro, ci mancherebbe altro. Dunque, però noi adesso entriamo nel vivo perché oggi, essendo la finale, abbiamo delle cose in più. Abbiamo un gran finale che non finisce più. E proprio perché abbiamo un gran finale che non finisce più, purtroppo dobbiamo correre ancora di più. Aspettavamo questo gran finale. Siamo stati tutta la settimana in preparativi e poi, insomma, proprio ora siamo arrivati al momento cruciale. Come si dice, siamo lì lì per... Lì per. E siamo lì per appunto per questo nostro grande finale. Dicevamo, probabilmente oggi correremo al cardiopalma proprio perché il tempo, come solito, incomincia a essere sempre meno. Più andiamo avanti, più il tempo diminuisce, nonostante però il tempo sia sempre quello poi in realtà. Abbiamo una presentazione delle squadre, anzi prima di presentare le squadre vogliamo ricordare quali sono le scuole che partecipano in questa prima finale, ricordiamo la prima finale per quanto riguarda le scuole elementari. Benissimo, le due scuole che parteciperanno oggi alla trasmissione sono le scuole elementari di Via Mascagni e la scuola elementare di Galciana di Via Tuaro. Un bel applauso. Sono le due finaliste con punti altissimi e andiamo a vedere Luigi andiamo cosa a vedere prepara. Quali sono i nostri amici che partecipano oggi, li presentiamo in maniera un pochino più originale. Noi in genere abbiamo sempre presentato i nostri amici che partecipano con lo schieramento, no? Oggi uno per ogni squadra, va bene? Benissimo. Allora, partiamo con Daniele. Vai. Poi abbiamo dall'altra parte Alberto. Poi abbiamo Cristina. E dall'altra parte Andrea. E quindi Alessandro. E dall'altra parte abbiamo Annalisa. E in conclusione, per quanto riguarda la squadra della scuola Mascagni, giusto? Costantino come l'imperatore. E per la scuola di Galciana abbiamo Valentina. Gente, che siamo arrivati alla finale, c'è un clima diverso, c'è un clima indubbiamente molto più elettrizzato, siamo felici comunque di vedervi così partecipi a questa nostra finale. Benissimo, allora come al solito noi dobbiamo stringere i tempi perché oggi i giochi sono tantissimi, ma vogliamo senz'altro presentare i nostri amici della scuola di Via Tuar di Galciana che si presentano. Io sono Alberto Troni, un alunno della classe quinta A della scuola elementare di via Pietro Tuar. Il mio hobby è il calcio, ora mi sento emozionato. Sì, credo, è vero, è giusto dirlo anche. Io sono Andrea Martino, uno studente di quinta della scuola di Via Pietro Tuar. Gli sport pratico il calcio e inoltre sono una tastiera. Impressioni di oggi? Sono molto contento. Benissimo. Io mi chiamo Annalisa e pratico il nuoto. E il mio hobby è suonare la tastiera e sono contentissima di essere arrivata alla finalissima. E allora infine abbiamo... Io mi chiamo Valentina, frequento la classe quinta di Galciana e pratico il nuoto.
e sono contenta di partecipare alla finalissima. Molto bene, un applauso. Passiamo il microfono ai bambini di Carla e andiamo. Allora, bambini, stessa cosa, presentatevi. Coraggio. Sono Daniele e frequento la quinta classe di scuola Mascanghi. Non faccio nessun sport, ma il mio hobby, non so. È venire a TV Prato. Sì, sono molto emozionata, infatti. Benissimo, ora ti passa, Daniele, tranquillo. Io sono Cristina, sono una studente della quinta della scuola Mascagni. Non ho nessuno sport e mi piace, come hobby ho la collezione di cavalli. Una collezione di cavalli, Cristina, veri o finti? Finti. Ah, pensavo. Benissimo, sentiamo Alessandro. Io sono Alessandro, frequento la classe quinta delle Pietro Mascagni, il mio sport è il calcio e sono molto contento. Io sono Costantino, frequento la classe quinta della scuola Pietro Mascagni, il mio hobby è giocare ai videogiochi e lo sport preferito è il calcio. Benissimo Costantino, grazie. Bene, Luigi, a te la parola. Allora, noi abbiamo da far conoscere i nostri amici contabili che sono dall'altra parte dello studio, però prima di andare a scoprire e a conoscere gli amici contabili, ciascuno per ogni squadra, diamo un attimo la linea alla regia per un piccolo break pubblicitario e poi saremo insieme per presentare i nostri contabili e per entrare nel vivo della nostra grande finale. La Cap Express viaggia con te, offrendoti numerosissimi programmi ed itinerari durante tutto l'arco dell'anno. Tante idee e proposte nuove che si affiancano alle mete più conosciute. I nostri pullman e gli esperti autisti della Cap Autolinee vi guideranno attraverso gli itinerari più suggestivi d'Italia ed Europa e con i nostri accompagnatori avrete un amico in più che vi seguirà per tutto il viaggio. Ed inoltre quest'anno una grande novità, crociere e viaggi verdi, un servizio in più per i nostri clienti, offerte speciali per viaggi a medio e lungo raggio. E non dimenticare che Cap Express ti permette di viaggiare in aereo e in nave partendo direttamente da Prato, Firenze e Pistoia. Vieni a ritirare il programma nei nostri uffici e nelle migliori agenzie di viaggi. Bene, siamo ritornati per presentare i nostri amici contabili che manterranno il nostro punteggio. Oggi non facciamo riferimento ai punteggi precedenti perché siamo in una situazione completamente differente dalle altre. Allora, per la scuola Galciana abbiamo... Mi chiamo Parisi Gianluca e frequento la classe quinta di Via Tuan e pratico il calcio. Il calcio, che cosa fai? Qual è il tuo ruolo? Centravanti. Centravanti, quindi un attacco? Sì. Attacco? Insomma, siamo, ce la caviamo, ok? Invece per la scuola Mascagni abbiamo? Irene, più qui, così. Che frequento la classe quinta B della scuola Mascagni e non pratico nessuno sport. Però c'hai qualche hobby? No. Qualche gioco in particolare? Dopo la scuola qualcosa? Suonare. E ti pare poco suonare, una gran bella cosa. Allora, loro ci manterranno il punteggio per ognuna delle due squadre e adesso dobbiamo scegliere il primo gioco. A voi la scelta. Allora, oggi partiamo quindi da una situazione di zero punti, non c'è quindi la somma come nella scorsa edizione fra il punteggio del primo turno e il punteggio del secondo, si parte da zero, oggi vince chi vince questa gara. Allora, quindi siccome si parte da zero, noi possiamo uno dei due cominciare, vogliamo cominciare con la scuola di Via Tuar e andiamo con Valentina a scegliere il nostro primo gioco. Allora, Valentina, come al solito i suggerimenti arrivano, tu però hai già deciso quale scegliere. Allora, scegli il 9 e andiamo a vedere di quale gioco si tratta. Si tratta del gioco Scopri il disegno. Molto bene, allora, questo nostro gioco oggi è sempre riferito un po' alla nostra capacità di disegnare, ma un po' diverso. In che cosa è diverso? Noi di solito vi proponevamo degli spazi bianchi e degli spazi da colorare per scoprire il soggetto. Oggi no, noi abbiamo invece un altro tipo di gioco, diciamo abbastanza simile, dove abbiamo dei numeri da congiungere, però attenzione, il tutto è complicato anche da un altro fatto, e cioè che i numeri non sono completi, mancano 7 numeri
numeri, sette numeri fra quelli che voi andrete poi a vedere sul disegno che adesso viene apposto al tabellone. Allora, voi dovete unire questi numeri e dovete dirci qual è il soggetto di questa vignetta. Allora, vado anche a ricordare che ci sono 5 minuti di tempo. Chi completa prima avrà 10 punti, chi completa nei 5 minuti avrà comunque 5 punti. Allora, vedo che siamo pronti, le lavagne sono pronte, i disegni sono stati sistemati, dobbiamo unire i punti dall'1 al 56, ma attenzione, allora, ne mancano 7 anche. Un attimo, ecco, ricordatevi di questa mancanza, per cui il disegno sarà un po' parziale. Allora, pronti? Via, coraggio, 5 minuti da ora. Allora, quindi, come vedete, noi oggi abbiamo apportato delle variazioni ai nostri giochi. Sì, chiaramente hanno sicuramente un riferimento con i giochi finora svolti, ma ci sono comunque dei leggeri cambiamenti. Anzi, non proprio leggeri, perché addirittura noi abbiamo 3 giochi supplementari in finale della nostra trasmissione e questi giochi praticamente costituiranno un po' il secondo jolly, perché se tutti e 3 questi giochi saranno svolti correttamente dalle nostre squadre, il loro punteggio di 15 punti si andrà a raddoppiare addirittura. Quindi veramente oggi, fino all'ultimo momento, non sapremo quale squadra può vincere, proprio perché c'è questo bel pacchetto finale di punti che possono essere presi dall'una o dall'altra squadra. Diciamo che vogliamo vedere fino in fondo quanto sono bravi i nostri ragazzi, perché che siano bravi è indubbio, sono arrivati in finale. Vediamo quanto lo sono, perché i giochi sono veramente più difficili oggi. Ma mi sembra che siano partiti molto decisi i nostri ragazzi. Non sembrano scoraggiati dalla mancanza dei puntini. Allora. Io do le sbirciatine. Sì, sì, tu controlla, dai. Le lavagnette, allora, le un minuto e 20 secondi. Un minuto e 20 secondi di tempo già trascorso. Di tempo già trascorso, sì, esatto. Questo soggetto non è semplicissimo, non è semplicissimo. E ci sono poi questi tratti mancanti. Si sono incriccati, perché si sono trovati fra un altro dove manca il punto. Quindi stiamo dicendo: ma dove sarà l'altro punto? Sì, ma sì, come? È voluto. Magari noi possiamo dare un consiglio? No, lo diciamo a casa. Lo diciamo a casa, forse è meglio. Cioè quello di magari fate anche a casa questo giochino, perché è veramente molto, molto divertente. Quello di comunque colmare tutti i puntini e quelli che non esistono poi alla fine, quando il disegno è stato completare ancora, come si faceva nel primo nostro turno, poi in realtà quando c'erano il disegno da completare. Siamo a 2 minuti. Allora, Luigi, se avete completato ma non hanno capito di che cosa si tratta, questo è il problema, spostatevi un momentino e vediamo se i vostri compagni vi danno una mano. Se qualcuno eventualmente potesse capire di cosa si tratta, verrà qui a dirlo. Sì, mi sposto immediatamente. Ricordatevi se che mancano qualcuno dei punti, vede di cosa si tratta, può correre qui immediatamente a dirlo ai compagni, che lo scriveranno sulla lavagna. Voi sforzatevi intanto, ecco, di potete capire. Provare a inventare i punti che mancano, perché il disegno abbia un senso. Forza, scrivere sulla lavagnetta. Forza. Bene, siamo a quasi 3 minuti, quindi mancano ancora 2 minuti per il termine del tempo. Benissimo, ricordatevi che dovete scrivere la soluzione sulla lavagna, Cristina. Quando avete capito di che cosa si tratta, non dovete scriverlo. Non è un personaggio in particolare, è una situazione normalissima. Ecco, scrivi la soluzione, Cristina, 3 minuti e 20 secondi. Vogliamo fare una raccomandazione in apertura dei giochi? Vogliamo fare una raccomandazione in apertura dei giochi? Veramente oggi gli insegnanti devono essere assolutamente neutri. 3 minuti e 40 secondi. Cos'è? Una situazione normale, quotidiana, non andate a pensare a chissà cosa. Cose strane, sì, esatto. Non andate a pensare a chissà cosa, è una situazione normale. Allora, pensate di aver terminato voi? Allora, i miei ragazzi hanno già scritto. E voi? Benissimo. Posso fermare il tempo? Ancora no. Ancora lo devono benissimo, scrivere. Benissimo. Manca 50 secondi, ragazzi. Sì, benissimo.
Allora, loro hanno già suonato, ora vediamo se è esatto. Sì, sì, comunque loro... 4 minuti e 24 secondi. Mi hanno scritto una frase un po' sibillina, non ho capito io. Bene, allora abbiamo fermato il tempo e vogliamo vedere i risultati del nostro specie di disegnino mancante. Vediamo un pochino che cosa è venuto fuori. Giriamo le lavagne. Allora, la scuola Mascagni è scritto: un uomo che si mette la giacca. Non lo so. E questo è ancora più incompleto, indubbiamente, perché c'è scritto quando piove. In effetti era un signore che stava indossando un indumento, ecco, vedete la manica. La nostra risposta esatta. La nostra risposta esatta era una persona che sta indossando un soprabito con sangue. Ancora a chi va questo? Perché? Beh, però l'azione mi sembra che sia più chiara della scuola Mascagni. Benissimo, allora sono 10 punti per la scuola Mascagni, che ha indovinato il soggetto e ha suonato prima il campanello. Allora potete cancellare e vi passo la scimosa. Allora, abbiamo assegnato questo primo punteggio nella più totale confusione, perché l'atmosfera della finale si fa sentire decisamente, quindi ripetiamo la definizione che la redazione aveva dato per quanto riguarda questo disegno, perché i nostri amici in sala non hanno ascoltato bene. Distratta? Beh, distratta, lo sapevo io. Dicevo, ripetiamo la definizione di questo disegno. No, stavo dando un pennarello nuovo al nostro amico contabile perché era in difficoltà. Dicevo, ripetiamo questa definizione perché i nostri amici qui in sala, a casa l'hanno sentita senz'altro, ma in sala non hanno sentito. Allora, io vorrei invitare i nostri amici anche di Via Mascagni, per favore, di... non parla... Scuola Mascagni. Allora, della scuola Mascagni un momentino di attenzione, altrimenti non riusciamo a seguire. Qui si trattava di questo soggetto, cioè di una persona che si stava mettendo il cappotto, la giacca, non si poteva capire dal disegno se era un cappotto o una giacca, quindi per noi la risposta della scuola Mascagni è quella valida, perché questa veramente era veramente troppo generica. Benissimo, allora tocca a noi a scegliere il prossimo gioco. Costantino, vieni, ti accompagno. Allora, cartellone, tu scegli la casella. Bene, era deciso, indeciso Costantino. Cos'è che non ti va bene, Costantino? No. Ah, tutto a posto, benissimo. Allora andiamo a giocare con il racconta fiaba. Grazie Costantino, accomodati. Bene, allora, ragazzi, sapete come si gioca. Noi adesso, io e Luigi, andremo a leggervi una favola, dopodiché Grazia vi formulerà 4 domande e voi dovete cercare di rispondere il più precisamente possibile, d'accordo? Bene, allora, ecco, andiamo. Io vorrei una raccomandazione. Le nostre domande quest'oggi sono particolarmente precise e molto molto particolareggiate, quindi la capacità di attenzione dei nostri amici deve essere veramente 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 al massimo, perché sono domande veramente molto circostanziate. Quindi prepariamo soprattutto il tifo, il grande tifo per il gran finale, perché noi stiamo già partendo molto bene con il tifo, bisogna dirlo, però prepariamolo per il gran finale, perché abbiamo un gran finale incredibile. Al momento invece il massimo silenzio, perché così voi possiate ascoltare quello che vi leggiamo, ma anche i vostri amici qui al banco possono essere maggiormente concentrati. Allora, la favola, la fiaba, si chiama La capra e il toro. Aveva le corna appuntite, lunghe, e le usava per colpire chi poco le era simpatico. Era temuta da tutti e tutti le invidiavano quelle aguzze corna che incutevano timore e rispetto. Un giorno la capra si allontanò dall'ovile per brucare l'erba che era alta sulla scogliera irradiata dal sole di aprile. L'aria era dolce quel giorno e l'erba tenera e gustosa. Stava beandosi nel suo dolce ruminare quando spuntò a sua insaputa uno strano animale che la guardò con ira. Era grande e aveva delle corna più grosse e più lunghe. Sbuffò: «Come si permette d'avere un'arma simile alla mia? Io sono un toro e non ammetto che una bestia meno importante di me abbia qualche cosa che ferisca il mio orgoglio». Si avvicinò e così disse:
Dove hai preso le tue corna? Io non voglio che tu le porti, o me le dai o ti uccido. Beh, questa è bella. Ma non sai che sono più agile di te? Ma non sai che se mi annoio io te le metto negli occhi e ti acceco? Il toro aveva già gli occhi di fuoco dalla rabbia. E così, brutta insolente, che hai rispetto per me? E si mise in posizione d'assalto, testa bassa e collo arcuato. Stava per slanciarsi quando la capretta, con un balzo saltò agile e snella all'attacco e conficcò le corna aguzze come pungoli negli occhi del toro, che, dolorante e inferocito, incominciò a urlare, a sbuffare, a correre senza più vedere dove andava. E sapete dove andò? Andò a frantumarsi la testa in una roccia che era di fronte a lui, dura e nera come la notte. La capretta guardò il mostro inerte e pensò: hai visto? Tanto volevi fare e tanto ti è costato. Io mangiavo tranquilla e tu, brutto e invidioso, hai trovato la morte per aver voluto troppo. Eccoci qua con le nostre domande. State molto attenti perché vedrete che richiedono molta concentrazione per poter rispondere. Allora, prima domanda. All'inizio della fiaba le corna della capra sono definite con tre aggettivi. Quali sono questi tre aggettivi che definiscono le corna? Mi raccomando, non suggerite, perché sono domande comuni. Sono domande comuni, finireste per suggerire anche all'altra squadra. Scrivere immediatamente sulle lavagnette i tre aggettivi che definiscono le corna. Tre. No, non è a tempo questa risposta. Aspetto qua che abbiano finito. Vado avanti, poi avete qualche minuto per ripensarci. Seconda domanda. Quale sentimento prova il toro mentre guarda la capra? Quale sentimento prova il toro mentre guarda la capra? Oggi è veramente difficile, d'altra parte questa finale bisogna proprio guadagnarsela. Sudarsela. Quindi le prove sono veramente difficili. Speriamo che i nostri ragazzi abbiano buona memoria. Infatti, e qui si tratta veramente di memoria ma anche di grossa capacità di attenzione. Terza domanda. In che cosa si sente ferito il toro? In che cosa si sente ferito il toro? Attenzione, è una domanda. Attenzione, figurata, in che cosa si sente ferito il toro? Allora, posso andare avanti e andare all'ultima domanda? La morale della favola è? Io voglio proprio sapere la morale della favola, quella che ci dà l'insegnamento. Immediatamente che saremo molto severi nell'accettare le risposte, quindi devono veramente corrispondere alle nostre, altrimenti entriamo nelle tante possibilità, non è ammesso tutto ciò. Bene, 10 secondi da ora. Bambini, 10 secondi da ora se volete correggere le risposte. Sì, sì, benissimo. Coraggio. Allora, pensate. Attenzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop il tempo. Allora, dovete ammettere che siamo più severi dei vostri insegnanti, perché oggi abbiamo fatto una lettura del testo veramente difficile. Domanda, come io vi avevo detto, volevo sapere i tre aggettivi che definiscono le corna della capra, e questi tre aggettivi vogliamo mostrarli alla telecamera, vediamo se li avete scovati
e la scuola di Via Tuara ha scritto brutte e appuntite, ma andiamo a vedere come ha scritto la scuola Mascagni, ha scritto lunghe, aguzze, appuntite, vado a controllare, benissimo, appuntite, lunghe e aguzze. Lo abbiamo trovato. Non mi fate riprendere cose che dico abitualmente, cioè buono pubblico, perché oggi mi sembra che sia opportuno. Come, qual è il tuo vero nome oltre a Mike Buongiorno? Danny. Danny, allora, ecco voi, Mike Buongiorno. E buonasera! Buonasera, telespettatori! Buonasera! Bene, giriamo la ruota, bene. Dai Paola, dai, giriamo la ruota. Allegria! Allegria! E quindi adesso possiamo in realtà assegnare il punteggio a entrambe le squadre. Abbiamo detto un personaggio indovinato per la squadra della scuola di Via Tuar, due personaggi indovinati invece per la scuola Mascagni, quindi abbiamo rispettivamente 2 punti e 4 punti, con un parziale al momento di 11 punti per la scuola di Via Tuar e 20 punti per la scuola Mascagni. Andiamo alla scelta dell'ultimo gioco, poi dobbiamo naturalmente fare la nostra piccola pausa e quindi adesso andiamo quindi con il prossimo gioco. Ok, allora, Alessandro, hai già scelto tu? Il bigliettino, vieni allora, coraggio. Coraggio, le prime file sono troppo rumorose. Allora. Noi scegliamo quello che ci pare, vero Alessandro? Prima di tutto. Secondo, ci siamo scordati di dire che ancora non è venuto fuori il jolly, ok? Coraggio. 3. Oh, ho deciso per il 3. Bene, Alessandro, annuncia te che, a che gioco giochiamo. Chi canta? Bravissimo! Allora, mi dicono, mi fanno dei cenni. Buono pubblico! Allora, noi oggi siamo in finale. Si vede. Decisamente. Si vede anche dal tempo, perché oggi abbiamo un po' meno cartoni animati da vedere in realtà. Abbiamo molto più da giocare qui. Allora, molto rapidamente andiamo con il prossimo gioco. Noi adesso andiamo ad appostare, a prontare il nostro tavolinetto con il nostro campanellino in centro sala, perché il nostro Chi canta chi oggi cambia, e cambia in una maniera un po' particolare. I nostri amici, e io invito in maniera particolare i supporter a fare il massimo silenzio, perché bisogna ascoltare con attenzione i brani musicali. Vengono ascolteremo due brani musicali, prima uno e poi l'altro chiaramente, due brani musicali che sono stati registrati male, in quanto la puntina di questo giradischi saltava, era un po' rovinata, il disco era rovinato, quindi insomma si sente un po' male. I nostri amici devono individuare colui che canta il brano musicale. Appena individuato, scappano e corrono quindi al campanellino. Allora, per le squadre abbiamo 7 punti per ogni canzone indovinata, questo lo vogliamo ricordare, quindi per un totale di 14 punti per appunto il totale. Abbiamo per la scuola di Via Tuar Alberto, pronto a fare il podista? Pronto a correre? Sì. Sì, bene, bene. E invece per la scuola Mascagni abbiamo Alessandro, pronto a correre? Sì. Come con le canzoni, come andiamo? Insomma. Ce la cavacchiamo, va bene, andiamo. Allora, siccome abbiamo il tavolinetto da quella parte, noi ci dobbiamo spostare leggermente in modo tale che non si abbiano irregolarità di sorta. Siamo in linea con il tavolino, la linea è questa. Chiediamo quindi alla regia audio di mandare il primo contributo. Allora, è Alberto che suona il campanello ed è Annalisa che ci può anche rispondere in realtà. Ci devi dire chi canta il brano musicale. Siria. La risposta è esatta! E quindi siamo con Non ci sto, questa era Siria. E questo era il primo brano musicale. La conferma la lasciamo perdere perché il tempo a nostra disposizione vola. Allora, ritorniamo sempre al solito posto. Mi raccomando, manteniamoci belli e tranquilli. Alessandro, mi raccomando, fate aiutare. Voi non eravate riusciti a proprio zero. Ah, Cristina dice non ne conosce nemmeno una. Vabbè, ma era difficile individuare proprio niente. Invece qui Annalisa proprio Annalisa è stata, ma lui era un po' perplesso, non ci credeva che lei lo sapesse. Sì, non ci credeva. Allora, andiamo con il secondo contributo audio. No,
questa è la conferma di Siria. Invece aspettiamo per il secondo contributo audio. Aspettiamo. Secondo contributo. Allora, mi ero preparato la domandina per Siria. Me l'ero preparata. E la domanda che non me l'ero preparata, cioè me la sono imparata a memoria, voglio dire, no? Perché la redazione mi dice che devo imparare a memoria, non so per quale motivo. Mi vogliono far fare esercizi di memoria, queste cose qui. Allora, sai la domanda? C'ha l'orologio non al polso, ma sul braccio. Davvero? Perché Siria ha una, come si dice, un tatuaggio. Sul braccio, e quindi. Allora, io ho esaurito gli argomenti. È comodo vedere l'ora quando è d'inverno con il cappotto, molto tre maglioni. Dunque, dicevo, io ho esaurito gli argomenti, quindi possiamo andare con il secondo contributo audio. Attenzione. Allora, Alessandro, sei sicuro? Allora, sei sicuro? Allora, giriamoci da questa parte. Mi devi dire il gruppo o il cantante o la cantante che esegue il brano musicale. Ellie e le Storie Tese. È la risposta esatta! Allora, abbiamo quindi assegnato 7 punti per ogni squadra. Possiamo ritornare a posto perché ormai questo gioco è terminato. Possiamo assegnare 7 punti per entrambe le squadre. E quindi siamo al momento con un punteggio di 18 punti per la scuola di Via Tuar e 27 punti per la scuola Mascagni. Noi adesso ci fermiamo un attimino, un attimino. Sapete che cosa vogliamo guardare noi oggi pomeriggio in tema di... il gioco lo scegliamo adesso? Scegliamo il gioco. Blocchiamo. Scegliamo il gioco. Allora, forza Andrea, andiamo a scegliere il gioco e poi ci fermiamo un momento. Numero 7, vediamo, è questo, lo so, però. Ecco, però, io lo so per quale motivo, cara Carla, tu non lo sai perché lei voleva scegliere prima. Perché lei sperava che ci fosse il jolly certo. Voleva finire in bellezza. Sì. Questa prima parte. Invece di farmi avevo con tentato. Il tè, con lo champagne. Di lusso. Allora, noi adesso dicevamo, facciamo una piccolissima pausa. In genere noi abbiamo un cartone animato che dura una ventina di minuti. Invece no, qua una decina di minuti, massimo un quarto d'ora saremo insieme. Diamo la linea, sai a chi? A quello che mangia gli spinaci. Braccio di ferro.